di completare la raccolta dei documenti, di quei documenti che sono stati oggetto della trattativa. Ero partito prima a proposito di Piceni, che arriva in Italia subito dopo la lettera di Cossiga. Piceni dice bisogna trattare, e quando arriva la lettera su Taviani, ve lo ricordate forse, io do per scontato che quelli che sono presenti sappiano la storia del caso Moro. Comunque, tanto nel libro c'è riassunto la cosa. Ecco, e quindi nella lettera su Taviani c'è, Gotorpo e ha dimostrato che c'è un'aggiunta, ci sono 16 righe che sono aggiunte all'ultimo momento, sono 16 righe importantissime, che soltanto pochi possono saper leggere. Quei pochi che hanno partecipato alla costituzione di Gladio, pochi militari, pochi politici. Taviani in testa, che era ministro della difesa nel momento della firma dei patti per la costituzione di Gladio, almeno per l'accordo del 1956, e poi i relativi militari, De Lorenzo, capo del SIFAR, e per quanto riguarda i ministri, tenete conto che quell'organizzazione viene istituita senza, si tratta pure di un trattato internazionale, è un accordo internazionale che interviene tra l'Italia e gli Stati Uniti, e come tale la Costituzione repubblicana prescrive un preciso iter, ed è il Parlamento, solo il Parlamento, che può ratificare, diciamo, approvare i trattati internazionali. Ebbene, Taviani informa soltanto alcuni ministri, Martino, ministro degli esteri, probabilmente all'epoca ancora nemmeno Moro viene informato, sono pochissimi quelli, presidente del Consiglio dell'epoca, e quindi sono loro che possono capire quelle 16 righe, come lo può capire De Lorenzo e quelli che devono costruire la base di Capo Marrangio in Sardegna, quelli che in qualche maniera hanno partecipato anche loro agli accordi. Sono alti ufficiali dell'esercito, delle forze armate, paracadutisti, non di più, di 8 persone. Ecco, e quindi quando quella lettera arriva, Piceni dice qui bisogna, cioè i brigatisti non hanno in mano Moro, hanno in mano dei segreti importanti e quindi bisogna operare. Ed è un dato di fatto che in quei giorni non sappiamo, c'è Stefano Squarzi che ho visto che ha scritto un importante articolo su Studi Storici dove afferma che in pratica dimostra che il SISTE è a conoscenza di quella lettera che viene ufficialmente almeno pubblicata, resa pubblica dai brigatisti il 10 di aprile del 78,
Ebbene, il Siste ne è a conoscenza e lui lo trae questa convinzione dall'esame della documentazione che è versata all'archivio centrale dello Stato, il 9. Ebbene, il 10 si riunisce il comitato di gestione della crisi presso il Viminale e giudice il segretario, il capo della Guardia di Finanza, in quella riunione presenta uno studio che ha scritto e quindi l'ha scritto il giorno prima, arriva quella mattina a consegnare lo scritto. In quello scritto dice: adesso che sappiamo meglio quali sono le pretese delle Brigate Rosse, allora è avvenuto un contatto, allora si è realizzata l'idea di Piceni che bisogna prendere contatto con le Brigate Rosse. E Piceni difatti si vanta di avere condotto la trattativa e dice: loro non si rendono conto che hanno a che fare con un terrorista più terrorista di loro, che in termini strategici di guerra psicologica e di capacità di muovere le forze del terrorismo è molto più intelligente. Lui naturalmente è un personaggio che si fa grande, intendiamoci, però dice questo: non si rendono conto con chi avevano a che fare. E lui manovra le Brigate Rosse e dice che la sua trattativa si svolge in due tempi. Un primo tempo in cui mostra il cedimento, lo Stato che cede, che si mostra fiacco, che di fronte alle Brigate Rosse è disponibile a dare la liberazione a qualche brigatista, eccetera. Li illude, questo è il primo tempo. Però qual è il suo obiettivo? I suoi obiettivi sono tre. Il primo obiettivo è di impossessarsi degli originali, delle registrazioni di Moro, gli originali degli scritti di Moro, degli interrogatori. Questo è il suo primo obiettivo. E dice di averlo realizzato, quello che l'abbia realizzato lui direttamente. Poi sembra che ci siano stati qui, non sono documenti ancora segreti, non sappiamo, è un dato di fatto però che si muovono i servizi segreti della NATO. Abbiamo attestati che in quel periodo, lo dice anche Pellegrino, presidente della Commissione Stragi, che c'è stato l'interessamento dei servizi segreti della NATO e qualche risultato avranno ottenuto. Il fatto che si arriva al 15 di aprile e i brigatisti annunciano: non ci sono segreti, mentre prima Moro parlava e saltavano che gli aveva concesso molto, che insomma aveva fatto dichiarazioni. E cos'è successo? È un interrogativo. Io discuto, esprimo delle opinioni perché ho dei dubbi, siamo in questa fase in una ricerca della verità, una verità che è scritta da qualche parte. Silenzio, bocche cucite, traspare a volte da certe frasi di Cossiga su quanto i tedeschi hanno fatto, sul potere che i tedeschi avevano nel coordinamento